Oh, finalmente al cinema a vedere Ghostbusters! Tantissima curiosità, ok, perfetto, sono lì, tutto bello gasato, e sapete cosa? Dopo i primi 20 minuti, l'atmosfera c'è, vedo all'orizzonte Ghostbusters, quel pathos, quella sorta di tensione, quel terrore molto interessante, e le protagoniste sono un po' light, cioè non sono proprio convintone, però comunque il fondo c'è, continuiamo. Sei lì tutto bello gasato che ti hanno cominciato a darti un po' di pathos, no? Quel pathos di cui abbiamo tanto bisogno. E sei lì che lo stai per guardare e ci una gag, ci un'altra gag, e ci un'altra gag ancora, ci e un'altra gag. E te sei lì che cerchi di ravanare in mezzo a tutto questo branco di stronzate per vederci, santo di Dio, un film di Ghostbusters. Perché dietro tutte queste gag c'è il film di Ghostbusters. Ma forza di sto ciacarare continuo, il film alla fine non lo vedete mai, lo percepite ma non lo vedete. Ma come si fa? E queste dicono un sacco di battute in un arco di tempo ridottissimo, tradotte in italiano. Non hanno senso, non fanno ridere, non si capiscono. Non dire gatto, finché non ce l'hai nel sacco. Ma siete fuori, ma cosa siete impazziti? C'è un amore dietro Ghostbusters in questo film, in ogni inquadratura, in ogni luogo, un continuo déjà vu. È veramente molto figo, molto figo. Il film è in carreggiata, ci siamo all'inizio, poi dopo un po', boom, tutto in vacca. Sì, vabbè, facciamo cose a caso, tanto chi se ne frega? Ma chi se ne frega di raccontare una storia? No, santo Dio. Io, che poi ognuno faccia quel che vuole, io vengo al cinema perché voglio che tu mi racconti una storia, cioè io devo essere nella storia, devo appassionarmi alla storia, non mi bastano tutti quei fanservice di Ghostbusters. Va bene, grazie, ma non mi basta, ma non mi gaso, non mi trasmette, non mi emoziona. Questo film non emoziona, non emoziona, non emoziona. A me non c'è tutto quel pathos che aveva un po' il vecchio Ghostbusters, ma non paragoniamoli perché veramente sono due periodi troppo diversi. Però ci sono certi momenti in cui si ride, soprattutto un paio di gags di Hemsworth, Thor, Kevin, in questo caso il segretario stupidissimo, che però un paio di momenti fa veramente tantissimo ridere. Hemsworth Thor, che si chiama Kevin, un imbecille così non lo incontri neanche al bar dello sport, santo Dio, san potito, un imbecille che non sa neanche camminare con un piede davanti all'altro, fa fatica a respirare perché non sa come funziona. Io capisco che ci deve essere un personaggio stupido, ma questo è proprio un deficiente nato. 250 milioni di battute, ne fa ridere due. Holtzman, il nuovo Egon, ma fa cose a caso, dice cose e tutti sti occhiolini, ma non me ne frega niente se fuori di testa, dammi una profondità perché è insopportabile, fateci riconoscere, non ci avete fatto conoscere nessuno, forse la wig, ma poi quando arriva quel salamandrone di Thor si sbrodola e finisce, non è più credibile, non c'è niente di credibile in questi personaggi qui. Una volta c'avevano lo zaino protonico, la trappola, l'elevatore di ectoplasmi, qui invece boom boom sbombalano a mille, neanche a Lobby trovi tutta quella roba lì. Un sacco di super gadget, mega pistole, mega pistoloni, super bombe, pugni rotanti, Vultorm, un gas alla volta, vorresti proprio essere lì e dare delle gran slappe a tutti questi salamandroni di ectoplasma gigante. Ma nell'originale i gadget erano al servizio della storia e dei personaggi, qui sono un personaggio ulteriormente superficiale per fare dei momenti gag, dei momenti action che al racconto che ci state narrando non servono. Ragazzi, qua c'è un fanservice, santo Dio, c'è un fanservice, cioè ci sono tanti di quei cameo, ce ne sono tantissimi, vabbè, tutti, sì, dai, tutti fighi, uno proprio che è una chicchina, che ho gradito molto, un paio mi sono piaciuti veramente tanto, e non solo di personaggi viventi, veramente uno strombolo. Kameiaiosa, sembra di essere in una cioccolateria, solo di quella roba lì, in continuazione, sempre, qualsiasi cosa, sbrodolamento di camei, a uno in particolare che mi ha deluso tantissimo, hai sempre rotto i maroni per questo terzo capitolo, questo primo, questo reboot, fai una parte di quel tipo lì, una macchietta inutile, ma santo Dio, ma questo è uno sbomba, ragazzo. Fighissima, poi quando la prendono per la prima volta, quando il gruppo si unisce con la musica di Fall Out Boy e Missy Elliott, e lì un po' di gas mi è venuto, la canzone non mi fa impazzire, ma in quel momento lì ho detto sì, le nuove Ghostbusters con la loro canzone e la loro Act 1. La Act 1! Fighissima.
alla fine sapete cosa? Me la sono anche passata. Sono un po' arrabbiato. Positivamente parlando, avevano la possibilità di fare veramente un buon Ghostbusters, perché dietro c'è il buon Ghostbusters. Lo percepiamo. Sfido chiunque fan a vedere che dietro la base è solida, è rispettosa al brand. Un scatafascia tutto. C'è la base. I problemi sono altri, purtroppo. Il mio parere è che forse il regista non era proprio adattissimo. Ma vabbè, comunque, sicuramente arriverà un sequel, sicuramente sarà ancora in prima fila, sempre più curioso, anche se stavolta un po' di incazzo ce lo metto lo stesso. Sciarate, Lega Nerd, Robinani, santo Dio, Dottor Jekyll e Mr. Hype, sì!